Con Luca Spataro, segretario provinciale del Partito Democratico, parliamo intanto di questa esperienza, un'esperienza che ha registrato numeri davvero interessanti in una giornata che climaticamente non è stata delle più favorevoli. Nonostante il clima, è stata una bella giornata di partecipazione e di democrazia, per questo ringrazio gli amici del Partito Democratico di Acireale e le altre forze che hanno contribuito a questo straordinario risultato, che prima di tutto è uno straordinario risultato di partecipazione al di là dell'esito stesso e del vincitore delle primarie. Ovviamente faccio i miei auguri all'avvocato Kunderi e spero che insieme a lui riusciremo a costruire in questi mesi una proposta in grado di intercettare l'elettorato acese e di consentirci in questa città, che è una delle città più importanti di questa provincia, di consentirci di vincere, di segnare una serie di discontinuità in questa città, perché ne ha bisogno. Tornando alla partecipazione, è un segnale che la gente non è stanca della politica, come si dice da più parti? Io credo che quando la politica si mette in campo in maniera seria e chiede ai cittadini di partecipare, i cittadini partecipano. Tante volte ci chiudiamo spesso nei nostri recinti. Questa volta abbiamo fatto una scelta coraggiosa, impegnativa, importante, e la gente ci ha premiato con una grande partecipazione. Ecco, Gaetano Kunderi, appunto candidato uscente da queste primarie, candidato sindaco, andrà a scontrarsi con il sindaco uscente. Al momento sono due le candidature. Quale scenario può immaginarsi da qui al prossimo giugno? Guardi, io vedo che il centrodestra a tutti i livelli, anche in questa città, nonostante il grande consenso, non riesce a governare e a dare prospettive di sviluppo. Lo dicevo prima, questa è una città, insieme al suo comprensorio, che rappresenta una parte importante di questa provincia, che però vive nell'immobilismo. Servirebbe un governo cittadino in grado di mobilitare le risorse che su questo territorio ci sono. Noi speriamo che con l'avvocato Kunderi in questi mesi riusciremo a costruire un programma, una proposta in grado di consentirci di presentare ad Acireale, alla sua città, alla sua comunità, una proposta seria e credibile.